Simone Izzo e Predolin, GF VIP, duro scontro, interviene Ricky Tognazzi. Simone Izzo e Marco Predolin, duro scontro in studio al Grande Fratello VIP, il TV di Ricky Tognazzi. Aggiornamento, dopo il duro TV di ieri, Tognazzi si è scusato con Predolin con un altro cinguettio, chiedo scusa per quello che ho detto ieri notte su Predolin. Parole ingiuste dettate da rabbia e rancore. Grande Fratello VIP, non tendono a placarsi le polemiche tra i suoi concorrenti. In particolare, a tenere ancora banco, sono stati due tra i personaggi più discussi, seppur per storie differenti, di questa edizione, Marco Predolin e Simone Izzo. La regista e il conduttore radiofonico, dopo l'eliminazione della moglie di Ricky Tognazzi, si sono incontrati nello studio del reality, avendo un forte botta e risposta. Parlare di vera e propria lite verbale, con tanto di gesti polemici ed eloquentemente pungenti, non pare esagerato. Infatti, Ilary Blasi ha dovuto intervenire in prima persona per riportare la calma e far sì che il diverbio non diventasse ulteriormente caldo. Andiamo a scoprire tutto quel che è accaduto. Grande Fratello VIP, Predolin si butta a terra in diretta dileggiando la Izzo. Simona, fresca di eliminazione al Grande Fratello, approda negli studi del programma. Ad attenderla, oltre a Ilary, signorini, il pubblico e i tanti ospiti, che è anche Predolin. Alla regista viene mostrato un video riassuntivo della sua avventura nel reality, in cui sono spiccati diversi momenti in cui il conduttore radiofonico l'ha criticata durante il gioco. A quel punto iniziano prima a punzecchiarsi. Poi scontrarsi in maniera dura. Lei ha recitato nella casa. Io sono un uomo da marciapiede, ha detto Predolin, affermando anche che lei avrebbe tentato di manipolare le nomination. Simone ha mantenuto la calma, rispondendogli a tono e raccogliendo il plauso del pubblico, è ora di uscire di scena Simone. Tu non sei mai entrato in scena, la risposta della donna. A quel punto è scattato lo show, sei una pessima attrice. Ma mi hai detto che sono brava a recitare, ha replicato la moglie di Tognazzi. Così Marco ha giocato la sua ultima carta, ha fatto finta di svenire, dileggiandola. La Izzo e il, presunto? Malore imitato dal conduttore al Grande Fratello VIP, il TV di Tognazzi. Per spiegare il gesto di Predolin, che si è letteralmente sdraiato nello studio del Grande Fratello VIP per dileggiare la Izzo, bisogna fare un passo indietro. Dopo l'eliminazione la regista è entrata in studio, facendosi accompagnare da Ilary Blasi e signorini perché colta da un, presunto? Piccolo malore, troppa emozione e un cuore che batteva molto forte. La vicenda è stata ripresa poco dopo da Marco, che ha dunque voluto imitare clownescamente l'artista. D'altra parte tra i due non c'è mai stato feeling. Recentemente il conduttore ha anche dichiarato che Simona è la più falsa del programma. Ultima nota della vicenda accaduta in diretta è stato il TV del marito della regista, Predolin è un fallito.